BCE Board, eccoci qui. Allora, la Banca Centrale Europea, come nelle attese, ha deciso di alzare i tassi di interesse di 25, scusate, di 50 punti base. Le attese erano queste e quindi non ci sono state sorprese. La lettura del comunicato è già avvenuta, insomma, sottolinea il fatto di voler raggiungere nel più breve tempo possibile l'obiettivo del 2% dell'inflazione, e quindi ha già annunciato che il prossimo mese, nella riunione di marzo, i tassi verranno alzati di altri 50 punti base per poi insomma, fare riferimento a quello che accadrà anche a livello economico, macroeconomico e per comunicare le successive decisioni. Saluto Jean Ergas con me per seguire tutta la conferenza stampa. Buongiorno Jean, ben trovato. Grazie, buongiorno. Allora, beh, 50 punti base come nelle attese non ci sono state sorprese. No, non sono state sorprese assolutamente, però io chiaramente vedo qui riaffermato il mio punto di vista che la Banca Centrale Europea sta facendo sul serio, ha fatto questa distinzione molto netta tra prezzo energia e inflazione, si sta spostando l'asse inflazione da questo fattore energia importato come fattore, proprio una dinamica anche peculiare secondo me alla Banca Centrale Europea, cioè all'Eurozona, che sono le rigidità nel sistema, la mancanza di riforme, la spinta oramai verso, diciamo, l'inflazione generata internamente, e sentiremo anche la Lagarde che probabilmente ricalcherà il tema che la Banca Centrale Europea non può sostituirsi ai governi e fare le riforme necessarie. Stiamo arrivando al nocciolo duro qui a questo punto. Il lavoro facile è stato fatto in parte, diciamo così, dal mite clima europeo, questo è molto importante, dunque prezzi di gas che scendono e anche forse approvvigionamenti energetici altrove. Questo è anche estremamente importante, è una tenuta abbastanza forte del consumatore con anche del cash accumulato. Dunque, è un mercato del lavoro che permane abbastanza solido in aggregato. Però i veri problemi a lungo termine sono ancora da risolvere e la Lagarde e la Banca Centrale Europea non possono sostituirsi alle iniziative mancanti dei singoli governi. Tutto lì questo Ok. discorso, e io credo che dovranno affrontare anche il famoso rischio paese, dovranno affrontare anche il PEP. Dovranno affrontare tutta la questione del quantitative tightening, dicendoci quanto incide proprio sul costo del denaro. Certo, allora intanto apro e chiudo parentesi, ma insomma sono dati importanti che arrivano invece dall'America. Le richieste di sussidi di disoccupazione nella settimana del 27 gennaio sono in calo rispetto al precedente dato, perché parliamo di 183.000 unità contro i 186.000. La previsione era di 200.000, quindi si pensava a un numero più elevato. Invece sono in calo. Un commento se vuoi su questo, poi torniamo sulla BCE, anche perché tra 3 minuti Chiaro. dovrebbe fare il suo ingresso Christine Lagarde. Ma io credo che è molto semplice, qui c'è un mercato del lavoro che è estremamente forte negli Stati Uniti, scarseggiano i lavoratori, vi racconto giusto un aneddoto, io conosco un'imprenditrice italiana di successo negli Stati Uniti che voleva assumere una office manager, una persona che gestiva proprio gli affari correnti dell'ufficio, della sua società. Ha ricevuto pochi curriculum, ha ricevuto un curriculum, ha intervistato questa persona non sapeva mandare un'email. O dunque a questo punto veramente siamo alla frutta, non ci sono lavoratori, quelli che hanno uno staff se lo tengono, la situazione economica dal punto di vista del mercato del lavoro permane molto tesa, vediamo anche che i continuing claims, coloro che stanno cercando un lavoro, non ancora trovato. Questo numero è sceso a discapito dei licenziamenti nel settore tech, a discapito del numero di challenger che annuncia anche 100.000 tagli di posti. Qui c'è un riciclaggio che continua in maniera molto forte. Qui c'è un'economia cash, qui c'è un'economia del liquido, qui c'è un'economia che scissa dal GDP e si concentra proprio sulla capacità del singolo individuo di acquistare, perché stanno ancora acquistando magari un po' di meno, e il fatto che le imprese sono meno sensibili ai rialzi dei tassi di interesse perché hanno accumulato molto cash durante la pandemia. Ricordiamoci, qui dobbiamo scindere l'effetto liquidità dall'effetto puramente quasi contabile e manovrabile contabilmente del GDP. Sono due cose Ok, completamente diverse. il comunicato della BCE come lo consideri, Falco? Perché tra poco vedremo un po' quale sarà il messaggio subliminale, ma non troppo subliminale, di Christine Lagarde. E soprattutto voglio chiedere anche a te questo, siccome all'interno della BCE, come anche nella Fed, però di più nella BCE c'è questa divisione tra la posizione dei falchi e delle colombe, ci sono alcune colombe che pensano che addirittura ci possa
possa essere un rallentamento dell'inflazione con un ritorno vicino al 2% già dal prossimo mese. Che dire? Ma io credo che effettivamente è molto semplice. Questo è un comunicato chiaro, netto. Lei si impegna, lei non dice adesso non Vero. so quello che faremo la prossima riunione, vedremo. No, lei dice la prossima riunione ne facciamo altri 50. Dunque, per arrivare a questa dichiarazione ci vorrà già un consenso di base all'interno del comitato centrale che sia abbastanza forte, se no non avrebbe detto chiaramente estremamente semplice questo discorso. Distinzione tra parchi e colombe. Allora, chi sono le colombe? Io ho visto questa mappa molto interessante, effettivamente le colombe, ossia le colombe sono l'Italia, la Grecia, ossia paesi che hanno avuto dei grossi problemi, ossia la Grecia ha avuto dei grossi problemi, l'Italia di meno, ma quelli che dicono guardate se qui dovesse aumentare ancora i tassi. Forse potrebbe scatenare una crisi sul mercato del debito. Dunque io per questo vedo estremamente importante la questione del rischio paese, che la signora Lagarde ci spieghi fin dove sono disposti a intervenire, se loro semplicemente si asterranno nel programma di riduzione delle obbligazioni in portafoglio da vendere le obbligazioni di quei paesi sensibili, se ne compreranno altre per mantenere o sostenere, diciamo, per ridurre il costo del finanziamento e creare domanda per questa carta, o se addirittura si dichiarano disposti ad acquistare intere emissioni obbligazionarie per evitare una crisi di debito. Sono due cose diverse qui. Da un lato c'è la lotta all'inflazione e dall'altro lato c'è anche mantenere la coesione interna. L'euro, come tutta la struttura europea, non è un sistema economico, è un sistema politico che è stato sovrapposto a una realtà economica molto differenziata e che dunque fa un po' fatica. Qui bisogna creare l'Europa. Gli Stati Uniti già sono stati creati. Io vorrei parafrasare il famoso Metternich che disse cos'è l'Italia? Probabilmente è un'espressione geografica. Fino a poco tempo fa l'Europa era un'espressione geografica. La ECB e l'euro sono un tentativo di rimediare a questa situazione. Ecco, allora state vedendo in diretta da Francoforte, insomma, nella sala conferenze della Banca Centrale Europea le foto di rito per l'ingresso di Christine Lagarde, che tra poco comincerà a parlare. Quindi stiamo in attesa. Intanto Jean è pronto per non solo tradurre, ma anche proprio per, come sempre fa, ed è per questo che è di grandissimo aiuto per trasferirci un po' le emozioni che cerca di mandare o cercherà di mandare appunto la numero uno della Banca Centrale Europea. Allora, vediamo un po', grazie Alessandra, torniamo pure sulla sala delle conferenze e vediamo, credo che non stia parlando ancora Christine Lagarde, ma ci siamo, ecco, stanno, guardate, queste sono tutte le operazioni. Peraltro, io ho avuto la fortuna di essere presente all'interno della Banca Centrale Europea a due riunioni e vi assicuro che è veramente emozionante essere lì dal vivo, insomma. Eccola qui. Allora, Jean, lascio a te, appena inizia a parlare Christine Grazie. Lagarde. Intanto ringrazio anche chi ci sta scrivendo, continuate a farlo. Ci fanno già anche delle domande. Alessio, ciao. Luca che ci chiede, ci ringrazia, poi rispondiamo anche alle vostre domande. Naturalmente abbiate pazienza, seguiteci. Si parla di euro-dollaro, adesso lo vedremo anche in grafica mentre parla Christine Lagarde per capire cosa accadrà al cambio. Eccola qui. The Vice President and I welcome you all to the press conference, and we would like to begin this press conference by congratulating Croatia on joining the euro area on January 1st, 2023. We also warmly welcome Boris Vujčić, the governor of Vatska Narodna Banka, the National Central Bank of Croatia. We will now report on the outcome of today's meeting. The Governing Council will stay the course in raising interest rates significantly Quando è at a benvenuto steady anche il governatore pace della Banca di Croazia. and in keeping them at levels that are sufficiently restrictive to ensure a timely Il return governo, il consiglio to our 2% medium-term target. aumenterà in maniera significativa il tasso di interesse per essere sufficientemente restrittivi per nel tempo arrivare all'obiettivo 2%. Hanno deciso di aumentare i tre tassi chiave per 50 punti base. Lo riferiranno in marzo.
Esatto. gold will over time reduce inventory, Marco lei conferma. E dampening demand, and will also guard against dopodiché excessive rivaluteranno upward shift in inflation expectations. sentiero. In any event, our future policy rate decisions Ossia, will continue to be dated allora, and follow nel economic tempo ridurrà l'inflazione perché riduce la domanda e ridurrà le tese inflattive. also decided on the modalities for reducing the Eurosystem's holdings of Ma le sovereign nostre future debt decisioni dipenderanno dai under dati. this program. As communicated in December, Governo, our Consiglio. asset purchase program portfolio will decline by 15 billion Allora, hanno deciso euro anche le modalità per ridurre il portafoglio obbligazionario. beginning of March, Questo è molto importante. end of June 23, and the subsequent pace of portfolio reduction Allora, will questo portafoglio. decline over time. Allora, si tratta di 15 miliardi di euro al Reviews will mese be conducted broadly in line with current da practice. marzo fino In particular, a giugno 23. reinvestment amounts will be Allora, poi allocated determineranno dopo according quello che to the faranno. proportional share of redemptions across each constituent program of Allora, i the reinvestimenti più o meno in linea con quello che stiamo facendo attualmente. Eurosystem program to the share of redemptions of each jurisdiction and across national and supranational Lo issuers. faranno in maniera proporzionale. For our corporate bond purchases, the remaining reinvestments will be tilted more strongly towards Allora issuance faranno of proporzionalmente la riduzione. eurobonds. Without prejudice to our price Allora, questo è molto sensitivity, importante, sono le obbligazioni aziendali. the gradual decarbonization of the Eurosystem's corporate bond holdings in line Allora, quello che noi with the faremo. Paris Agreement. The decisions taken today are set out in Allora, the loro si strategic orienteranno per quel che riguarda le obbligazioni emesse da plan privati su quelle imprese for APP che hanno Holdings un migliore record dal punto di vista della protezione del clima press ambientale. release, which will be published at 3:45 Allora, potete leggere il comunicato stampa. I will now outline in more details how we see the economy and inflation developing, and will then explain our assessment of Allora, future queste modalità per ridurre il portafoglio obbligazionario verranno rese note alle economic activity. 15:45. According to Allora, adesso Eurosystem's decidirà forecast, l'economia e flashes, l'inflazione. the euro area economy grew by 0.1% in the fourth quarter of 2022. Economia. While above the December Eurosystem staff projections, this outcome means that economic activity 1%. slowed markedly Ultimo trimestre 2023 più and 0,1. will stay weak in the near term. Subdued global activity and high geopolitical uncertainty, especially owing to Russia's unjustified war against Però vuol dire Ukraine, che has questa created attività economica è molto rallentata significant dalla metà del headwinds for the economy. 2022. Together with high Allora inflation c'è una sommessa and attività rising economica. inflation, In più c'è questo rischio headwinds geopolitico, la guerra in Ucraina. especially in the manufacturing sector. Allora, costituiscono un ostacolo per la crescita dell'Eurozona. Supply bottlenecks are gradually easing. The supply of gas has become more secure. Allora, che c'è Prices have inflazione recovered from alta, far in più lower levels. condizioni, mercati finanziari più aspre, Moreover, riducono la crescita. Però, the services sector le catene di is expected rifornimento to vanno migliorando e la experience fornitura di gas real va growth migliorando rates and stronger demand for leisure e la fiducia activity. sta migliorando. Rising wages and the recent decline in energy price inflation Però anche la and produzione e le stagnant vendite nel demand settore dei for servizi si renewable sta power mantenendo a un buon have livello, experienced owing to come higher anche le inflation, attività, diciamo, di svago. this in turn will support consumption. Overall, the economy has proved more resilient Allora, than l'aumento expected. degli stipendi e la caduta del prezzo dell'energia dovrebbero aumentare il potere d'acquisto dei Meanwhile, salari. the rate remained at its historical low of Sommato, 6.6% in December 2022, l'economia si è mostrata più forte del unemployment previsto. at which jobs are being created may slow, and unemployment Tasso di will climb disoccupazione. over the coming quarters.
La situazione record storico basso 6,6. Allora, però, il ritmo al quale c'è la creazione dei posti di lavoro può rallentare? Allora, i governi, questi problemi dei governi per ridurre l'impatto dei prezzi di energia dovrebbero essere provvisori, perché la soluzione è consumare di meno. Man mano che la crisi energetica diventa meno acuta, questi governi dovrebbero cominciare a rimuovere queste misure in una maniera concertata insieme. Allora, se non lo fanno, misure non vengono attuate, potrebbero dare un'ulteriore spinta all'inflazione. In linea con la regolamentazione dell'Unione Europea, ossia le... Esatto, queste sono le riforme, ossia riforma fiscale dei singoli paesi, ridurre alto livello indebitamento. Allora, riforme in particolare nel settore energia, ridurre le pressioni ai prezzi. Allora, dovremmo attuare breve termine, a breve termine, riforme investimento e riforme strutturali. E questo dovrebbe essere concluso rapidamente, non lo faranno. Torniamo adesso, cioè, vediamo l'inflazione. Provvisori, stime Eurostat, Germania inflazione 8,5. Questo ci dà effettivamente 0,7 di meno del dicembre. Ci fu un problema con la Germania, non diedero i dati. Allora, questo è molto positivo, che i prezzi di energia negli anni a venire saranno molto più bassi di quello che ci si aspettava alla nostra ultima riunione. Però questi aumenti dei prezzi di energia e anche produzione di beni alimentari ci sono ancora. E questo anche perché fatto differito, i prezzi di energia continuano a diffondersi attraverso l'economia. Questo è il core. Era per i beni non energia intensivi al 6,2, dunque c'è una forte inflazione sottostante. Altri indicatori, inflazione sottostante ancora alti. Le misure dei governi. Allora, il problema è questo: i governi hanno aiutato i singoli a contrastare i forti aumenti dei prezzi di energia, questo ha ridotto l'inflazione, ma appena che rimuovono questa salvaguardia, l'inflazione salirà. Molto importante. Sebbene le catene di rifornimento problemi stanno risolvendo, ci sono ancora delle pressioni. E questo vale anche per la rimozione delle misure antivirus. C'è ancora una spinta a prezzi più nel settore servizi. Stipendi. Allora, i stipendi stanno aumentando più velocemente, questo è molto importante. Allora, questo è molto importante perché l'impatto differito, il lag, eccetera, l'inflazione, l'aumento degli stipendi dal punto di vista economico. Allora, finora in linea con le nostre stime. A lungo termine, fattete inflattive, però richiedono un continuo monitoraggio, le stesse inflattive. Valutazione del rischio.
Allora, i rischi per la crescita economica sono più equilibrati. Allora, la guerra in Ucraina continua a essere un peso per l'economia. Ossia, costo di energia, costo alimentari. Allora, un peso ulteriore potrebbe essere se c'è un indebolimento più forte del previsto. Se dovesse essere un riacutizzarsi della pandemia e più catene di fornimento bloccate. Però adesso a questo punto si possono adattare più facilmente. Rischi inflazione sono più equilibrati, particolarmente a breve termine. Ma ci sono ancora delle pressioni, cosiddetto oleodotto, potrebbero far aumentare i prezzi al dettaglio. Ma un più forte del previsto rilancio economia cinese potrebbe dare ulteriore adito alla pressione ai prezzi. Ossia, fattori domestici interni, per esempio, attese inflattive che aumentano, base di stipendi che salgono a medio termine, dal punto di vista dei prezzi che scendono, la caduta dei prezzi di energia potrebbe causare un rallentamento dell'inflazione più velocemente del previsto. Ulteriore indebolimento della domanda potrebbe ridurre la pressione prezzi. Guardiamo le condizioni monetarie e finanziarie. Man mano che noi stringiamo la politica monetaria e aumentiamo i tassi, il credito per il settore privato diventa più caro. Ossia, il prezzo di erogazione del prestito bancario alle imprese c'è una decelerazione. Allora, in particolare, c'è una minore domanda per finanziamento e investimento in via capitale. C'è stata una stretta sui crediti, credit standards, standard per l'erogazione del credito. L'indebitamento dei singoli continua a indebolire. In più, più severi criteri di erogazione credito e anche caduta della domanda. Allora, la creazione del credito diminuisce, la creazione massa monetaria è anche impattata. Per riassumere, il Consiglio si terrà duro nel aumentare i tassi e mantenendo questi tassi che sono a un livello sufficientemente restrittivo per far sì che l'inflazione ritorni al target del 2%. E in questo senso i tre tassi, 50 basi, punti base ciascuno e ci aspettiamo di aumentare ulteriormente. E un altro aumento 50 punti base, prossima riunione marzo. E poi rivaluteremo il sentiero della nostra politica monetaria. Mantenendo i tassi di interesse a livelli restrittivi, riduce la domanda. Allora, lei focalizza molto su queste attese inflattive. Di più, il portafoglio obbligazionario si ridurrà a un passo misurato e non reinvestiremo tutto ciò che va a scadenza. Continueremo
Continuiamo a essere dipendenti dai dati e siamo pronti ad aggiustare tutti i nostri strumenti per lo target medio termine 2%. Adesso le domande. Bloomberg News. Ci può dire qualcosa su, diciamo così, il tono del dibattito che ha preceduto questa conferenza? Allora, c'erano opinioni contrastanti, più aggressivi, non dire nulla. Seconda domanda. Mi interessa? I passi successivi decisi a marzo? Sarà questo il ritmo degli aumenti dei tassi? O che abbiamo raggiunto il top? Queste sono ottime domande. Questa è una decisione per marzo, abbiamo preso decisione oggi. Questi hanno già deciso. Caratterizzerei. Buona discussione. Adesso siamo al 26. Allora, continuità e consistenza. Lo soccorso ripetuto anche prima. Allora vuol dire we shall stay the course, terremo duro, rimarremo sul nostro sentiero. È un buon modo di esprimerlo. Il doppio principio. Allora, doppio principio, continuità e così certa coerenza. Siamo stati molto chiari a dicembre in tutti i scenari ragionevoli. Avremmo avuto bisogno di significativi aumenti tassi per ritornare al nostro obiettivo medio termine del 2%. Abbiamo anche reso chiaro e avevamo anche bisogno affinché i tassi arrivassero a livelli sufficientemente restrittivi. Sarebbe successo questo aumento a un passo stabile, continuato. Allora abbiamo preso questa decisione nel contesto di continuità. Allora, steady state vuol dire passo costante 50 più. Allora, 50 dicembre, 50 febbraio. Ma una parola forte, 50 punti base a marzo. E questo fu deciso, o quello che fu, diciamo, inteso a dicembre. Questa è la continuità. Troviamo una specie di consistenza, coerenza e concorrimento a dicembre. Totalmente coerente. Con un'opinione raggiunta oggi, sì, con un consenso molto vasto. Allora, l'intenzione c'ho 50 a marzo. Ma dopo marzo... Vuol dire che avete raggiunto il top dopo marzo? No. Loro sanno però ancora il sentiero da percorrere, che non è ancora questo importantissimo, qui si va al 4%. Queste proiezioni dobbiamo valutare quando abbiamo le previsioni. Qual è il livello, quali tassi, a quale velocità, passo.
per fare adempiere ai due compiti, che è, diciamo, rimanere sul sentiero e portare chiaramente i tassi a un livello sufficientemente restrittivo e rimanere lì per un tempo lungo, per essere fiduciosi che a quei tassi arriveremo al 2%. Dunque, alzare i tassi, andare probabilmente al 4%, tenere i tassi alti e poi aspettare. Questi furono i temi di cui abbiamo discusso, certo, un accordo generale che è 50 adesso, 50 marzo, erano legittimi. Allora Gian, Erano legittimi. facciamo un Sì, primo prego, check prego. mentre concludi questo ragionamento. Intanto ti chiedo cosa avverti nel tono di Lagarde, poi andiamo insomma, a Sì. leggere un po' di cose che ha già evidenziato, che ricalcano quello che abbiamo letto nel comunicato. Insomma, come la definiresti Lagarde oggi? Io la gara la definisco molto decisa, molto falca, molto chiara, senza ambasce. Qui si alzano i tassi. Questo non è così questo non è un desiderio pio da parte sua di alzare i tassi a 50 punti base a marzo. Lo faranno, strong intention, e dopodiché probabilmente aumenteranno i tassi ancora. Questo è stato un comunicato abbastanza duro, e questa è una presentation ancora più dura. Questa donna ha capito che qui ci sono le pressioni inflattive, come abbiamo diciamo da sempre, che sono sottostanti. Ha criticato anche chiaramente la politica dei governi, se l'è presa con i governi che non fanno le riforme. E lei sta dicendo in senso assoluto: noi possiamo andare solamente avanti fino a un certo punto senza riforme strutturali. Ma come noi abbiamo anche sempre sostenuto, il vero problema in Eurozona è la mancanza di riforme strutturali e chiaramente questa tensione tra Banca Centrale Europea e governi. La Banca Centrale Europea non può adempiere a due compiti in simultanea, ossia essere la Banca Centrale Europea ed essere anche il governo con la sua politica No, certo, fiscale. Questo quello assolutamente no. è mo molto dura qui. Sì, assolutamente, sono d'accordo, ma tu come la vedi? Nel senso che è vero, il problema è proprio la mancanza di interventi strutturali ed è chiaro che Esatto. la Banca Centrale Europea non può intervenire lì, lo devono fare i governi, ma in questo momento storico, cioè, voglio dire, lo dico molto terra terra, se non si sono fatti fino ad oggi, dubito che vengano fatti in questo momento in cui c'è Sì, ma io effettivamente... sono assolutamente d'accordo. Io sono cresciuto, ti ho sempre detto, sono cresciuto a Roma, avevo due miti a 18 anni, uno era il Kawasaki 750, l'altro erano le riforme. Il Kawasaki 750, diciamo, quello l'ho messo da parte, le riforme le stiamo ancora aspettando. No, è vero, hai ragione. Poi, allora, appunto, dicevo, ha già anticipato, secondo te questa volontà di anticipare i prossimi passaggi, oltre Sì. a definire cioè, voglio dire, la perentorietà, diciamo, della Banca Centrale Europea, è anche un modo per mettere un po' calmi i mercati, così come dire, non vi do assolutamente modo di dubitare di quello che faremo, siate certi, quindi ovviamente il mercato che Sì, vuole no. certezza e quindi che il mercato che può già cominciare a scontare questi interventi. Io penso di sì, da un certo punto di vista, dice io voglio ridurre la volatilità. Io vi do una notizia che non vi piacerà, però voglio ridurre la volatilità. Vi voglio dare almeno una base su quale fare perno, su quale fare perno. E questo è estremamente importante, però vuole anche dire che qui c'è un problema sottostante che non sarà risolto in una sola riunione. Questa signora ha chiesto, allora vuol dire che dopo marzo è finita? Dice no, assolutamente no, rivaluteremo. E questo è molto importante. Noi diciamo da tempo che uno sarebbero andati a 3, che poi sarebbe a 3,50, e noi abbiamo scritto anche molto recentemente, più volte, che vedevamo un 4% molto probabile. E ci stiamo arrivando rapidamente. Ossia, qui bisogna stringere nell'Eurozona, Sì, perché sono pressioni inflattive molto forti, che sono Gian, strutturali, non comunitarie. Prego. ti chiedo un'altra cosa e poi Sì. torniamo a Prego, sentire quello che prego. sta dicendo Lagarde. Prego, Visto che un amico Alessio ci scrive, insomma, come vedi il rapporto euro-dollaro tornerà a 1,1. Intanto vedo che lo possiamo vedere, lo vedevamo inquadrato anche mentre parlavamo. Mentre ascoltavamo Lagarde, l'euro sta perdendo un po' terreno nei confronti del dollaro. Alessandra, grazie. Andiamo pure sul grafico euro-dollaro. 1,0944 ovviamente resta sempre forte l'euro prego. Sì. nei confronti del dollaro. Però perché in questo momento secondo te sta un po' perdendo terreno?
Ma io sono due punti. Prima che il mercato si sta svegliando sul fatto che il signor Powell ieri ha detto che i tassi, ossia, aumenteranno. Dunque, questo punto di discorso di Powell abbiamo commentato insieme e la gente lo sta un po' ridimensionando, facendo, poi guarda, sì, forse non aumenteranno 50 o 75 ogni volta, assolutamente, però che la traiettoria è up. Dunque c'è un po' il ripensamento sul pezzante americano. Abbiamo anche visto i dati sul lavoro questa mattina negli Stati Uniti che indicano un mercato del lavoro che è estremamente forte. Io credo che questo sia un plus dollar più che un meno euro. Ossia, se lei non avesse a questo punto detto 50 e 50, insomma l'euro stava 1,050, anzi 1,08. Ossia, qui c'è un discorso estremamente serio. Ossia, il lavoro che loro devono fare per sostenere questo tasso di cambio è piuttosto elevato, se il mercato si sta aspettando molto. Ricordiamoci che c'è sempre più dollar buying che euro buying, perché sono tutti flussi commerciali e finanziari. Dunque io lo vedo probabilmente su questi livelli, io ammetto, perché ammetto chiaramente, non sono assolutamente infallibile per nulla, che io lo vedevo un po' più forte il dollaro, però chiaramente c'è stato un underweight, un sottopeso, diciamo così, nei portafogli di valuta di molti trader, hanno fatto coperture di posizioni short. Adesso stanno comprando e stanno ribilanciando. C'è molto ribilanciamento nel mercato. Sì, potrebbe fare 1-1, ma non credo che ci arrivi in Ok, termini di tasso di cambio. certo. Ecco, grazie, così abbiamo risposto anche ad Alessio. Bene, andiamo, torniamo insomma alla conferenza e andiamo a sentire Sì. cosa stanno chiedendo i giornalisti. Prego. Prego. La vostra politica è di aumentare in maniera notevole i tassi. Quello che potrebbe significare ciò per le banche e i loro bilanci? E poi vorrebbe anche parlare del quantitative tightening. Cosa volete raggiungere con il quantitative tightening? Due domande di politica monetaria. Da un lato, impatto tassi sul sistema bancario e poi quantitative tightening, cosa volete raggiungere? La riunione di oggi è un'ottima occasione per vedere l'impatto delle nostre decisioni monetarie, perché abbiamo fatto anche un sondaggio delle banche. Allora, questo sondaggio delle banche, se loro se erogano il credito ai singoli o anche alle aziende. Allora, che poi chiaramente chiedere anche alle banche se loro intendono così rendere più severi i criteri di prorogazione del credito. E come vedono chiaramente la valutazione del rischio procedere. Tutto ciò che stiamo vedendo è un esperimento delle condizioni finanziarie attraverso lo spettro delle varie attività. È una buona opzione di trasmissione alla nostra politica monetaria. Allora, dal momento in cui chiaramente questi tassi salgono e c'è l'impatto sul costo del finanziamento, c'è una trasmissione, chiaramente un pass-through all'economia reale, dunque meno domanda, questo è quello che sta dicendo. Abbiamo un buon dialogo con le banche sull'impatto di tutte le nostre misure. Siamo attenti a ciò e stiamo anche monitorando la stabilità finanziaria. E questo è un fattore che entra nel nostro processo decisionale. Ma il nostro obiettivo è di ridurre l'inflazione, ma non solo ridurre, ma portarla al 2% nel medio termine. E ci saranno le conseguenze, e ci saranno gli effetti secondari sul credito, chiaramente, questo sta dicendo. Allora, l'organizzazione del bilancio che è il quantitative tightening nelle circostanze, il nostro principale attrezzo, rimangono i tassi di interesse.
formulazione del bilancio ci aiuta a questo processo, però non è lo strumento principale, ma fa parte degli strumenti accessori per supplementare come supplemento le tasse di interesse. Io credo che l'approccio che abbiamo preso fu anche telegrafato nella visione di dicembre. Allora, che sarà prevedibile e misurato questo processo? Allora, ho detto da marzo fino alla fine di giugno, 4 mesi, e poi vedrete, vedremo. E aggiungiamo semplicità e neutralità e faranno questa riduzione, come ha spiegato, io aggiungo qui, in maniera proporzionale a partecipazione singoli giurisdizioni. Questo è stato un compromesso all'interno del Consiglio, 3,50 punti base. Molti settori, rivendicazioni salariali. Allora, a che punto queste richieste di aumento salariale diventano pericolose? Qualsiasi decisione è il frutto di un compromesso. È la bellezza proprio del governo, di questo consiglio dei governatori, che tutti hanno presentano una forte passione, ossia l'analisi, il lavoro economico. Alcuni hanno delle opinioni particolari, altre vedute. Ma arrivano a questa riunione informati dal loro staff e il lavoro che hanno fatto. La bellezza dell'esercizio, ma il bello proprio chiaramente di questo esercizio è vedere come riescono a coalizzarsi con vista Philip Lane. Ci sono indubbiamente gli elementi di compromesso in questo processo. Allora, compromesso è la regola del gioco, ma questo non indebolisce il fatto che siamo completamente focalizzati sul nostro mandato, che dobbiamo rimanere sul nostro sentiero. Seconda domanda, gli stipendi. E questo è un aspetto molto importante. Inflazione. Allora, nel settore dei servizi svolge un ruolo critico e stiamo scrutando, proprio monitorando lo sviluppo. E loro chiaramente tramite richieste e negoziati con i sindacati. Loro hanno anche un indice che fa il tracking degli stipendi per i membri dell'euro. Criticamente importante, sappiamo, e che c'è, questo è molto importante, quello che dicevo prima, che c'è questo impatto differito, salgono i prezzi e poi aumentano gli stipendi. Non ci sono ancora i dati tedeschi. L'inflazione headline che è scesa all'8,5%. Sì, questo forse può alleviare un po' queste richieste salariali, però è una componente critica. Che ci può essere un approccio guardando avanti di quello che sarà l'inflazione e come ritornare al 2% nel medio termine.
Allora, quali elementi di inflazione vi preoccupano di più e quale differenza con gli Stati Uniti? L'energia, perché l'energia è stata un driver key, proprio chiave. I prezzi sono ancora troppo alti. Dobbiamo guardare i costi di energia, perché non sappiamo a che punto la trasmissione dei prezzi più. Stiamo guardando molto attenti gli stipendi. Le misure fiscali. Alcuni faranno la rivoluzione. Allora, il Presidente del gruppo ha partecipato con noi ieri per apprezzare. A livello di ministri e finanze, guarderà alle misure fiscali. Allora, l'aggiustamento e lo supporto fiscale ai prezzi più bassi di energia. Queste sono le componenti chiave. Fonte internazionale. Non però paragone con gli Stati Uniti. Ma conseguente decisione delle autorità cinesi per riaprire l'economia, generando le conseguenze dell'apertura cinese. Allora, conseguenze sul prezzo, conseguenze sulla domanda e sul prezzo delle commodities, il prezzo dei metalli. C'è già stata un'anticipazione, diciamo, un effetto anticipato, l'impatto commodities, metalli. Allora, c'erano effetti inflattivi e disinflattivi. Disinflazione, saprò dirne di più a marzo. Questo è un altro fattore che guarderemo con molta attenzione. So che devono fare un paragone con gli Stati Uniti. Ieri Paolo ha detto che il processo disinflattivo è iniziato e quanto è lontana l'Europa da questo punto? Poi, inflazione e energia. Quanto allora, questa riduzione energia non è dovuta all'azione dell'ECB. 2% nel medio termine. Allora, lei dice che invece la politica monetaria è efficiente, lo stiamo vedendo nella trasmissione del credito bancario. Una grossa parte di questa troppo alta inflazione e fu provocata da questa supply shock e prezzi di energia molto alti, e no, in particolare i prezzi del gas. Dobbiamo stare attenti a queste componenti di energia. Dobbiamo
dobbiamo vedere il pass-through di questi costi energetici ed altre componenti. Allora, questo è molto importante. Lei dice che il processo di disinflazione non è ancora iniziato. Abbiamo molte componenti. Quello del core. Abbiamo qui 5,2 dicembre e siamo rimasti a 5,2. Allora, questo è il più alto del core inflation nella nostra zona. Headline è scesa più di quanto prevedessero, ma la sottostante pressione inflattiva rimane alive and ticking, ossia che tira anche calci. Ed è per questo che io sto dicendo che abbiamo ancora molto terreno da fare. Nella sua dichiarazione lei descrive i rischi inflazione e lei dice anche più equilibrati questi rischi. Le Allora, che peso avrà sulle decisioni tassi? È stato un punto così controverso all'interno del Consiglio? Grazie. Tutto il paragrafo del nostro comunicato del risk assessment. In che senso è questa valutazione più equilibrata? Più equilibrata nel mese di dicembre. Elenca i rischi all'insù e all'ingiù. Allora, i governatori chiaramente sono chiaramente intenzionati ad arrivare a una valutazione ragionata. Bene, qua c'è il rischio. E noi rivaluteremo tutto questo nel mese di marzo. Questo è un giornalista italiano, la stampa. Allora, c'è un rischio nel medio termine che ci sia una stretta creditizia? E lei ha anche menzionato il Transmission Protection Instruments. O per indicare che ci siano come una specie di disordine all'interno del mercato obbligazionario. Dal punto di vista dell'erogazione del credito bancario, abbiamo molte conclusioni e lì vediamo come sta funzionando, impattando la nostra politica monetaria. Come questa politica monetaria è trasmessa alle aziende e ai singoli. Noi riteniamo che questo impatto sia efficiente e sufficiente per ridurre l'inflazione. Il TGI questo è giugno. È
era atto chiaramente a proteggere la trasmissione politica monetaria attraverso l'arco dei paesi. Allora, molto interessante usare se necessario, ma non la prima linea di difesa, perché sarebbe la prima linea di difesa se vedessimo chiaramente che questa trasmissione politica monetaria non funzionasse a causa del suo scompiglio. Non vediamo la necessità di usare a questo punto il TPI, ma se sarà necessario lo useremo, questo metodo. Allora, investitori attendono, si aspettano che i tassi aumentino nel brevissimo termine. Questo è il sunto della domanda. Ritorno a quello che intendiamo fare. Quello che faremo, non l'intenzione, è molto decisa, not shall, will, not intend, shall. Allora, noi per arrivare al nostro target del 2% dobbiamo, diciamo, arrivare a questo livello sufficientemente restrittivo. E sappiamo che i tassi di interesse sono il migliore strumento per arrivare a ciò. Dobbiamo fare ulteriori aumenti per arrivare a questi livelli. Sicuramente questo è importantissimo, non ci siamo adesso e né lo saremo nel mese di marzo, dunque. Dunque, 3,5% non è il top, qui si spara sul 4 e oltre. Considerare prossimamente quanto terreno ancora dobbiamo coprire. Parecchio. Beh, sarà dipendente dai dati mentre questi dati arrivano. Guarderemo i tassi di interesse dove siamo e dove pensiamo di dover essere. Questo non sarà sufficiente. E bisogna rimanerci. Lei ribadisce il fatto, come lo ha detto anche Powell, che alzeranno i tassi e poi rimarranno a questo livello. Avere la fiducia che non tocchiamo solamente il 2% per qualche settimana, ma che rimarremo su questo 2%. Spero che questo abbia soddisfatto la sua domanda. Allora, stiamo discutendo, se vuoi fare domanda, quando va a dare le dimissioni il governatore della Banca Centrale Giapponese? Gian, allora, subentro perché secondo me sono emerse proprio in questa coda, perché credo che si stia avviando un po' a conclusione la conferenza stampa, delle cose molto importanti. Allora, intanto Giusto, anche qui le dico un po' random come sempre, anche qui il mese di marzo, no, che diventa centrale, come abbiamo sentito ieri sì. dalla Fed. Poi la numero uno della BCE ha richiamato in causa il TPI, il piano antispread della Banca Centrale Europea, però dice che al momento ritengono che non debba essere utilizzato. Perché Insomma, non, il che vuol dire che non vedono il rischio paese bravo, grave. esatto. Infatti, questo, lì E volevo non c'è la arrivare. questione italiana. Lì volevo arrivare perché ricordiamo che appunto con questo piano si vuole tutelare, insomma, in qualche modo la trasmissione della politica monetaria da eventuali scossoni che possono subentrare. Quindi Chiaro, in questo momento chiaro. hai detto bene tu, non vedono rischi di scossoni particolari per Esatto. i paesi, soprattutto quelli più fragili, appunto, no? Questo è chiaro. Quindi questo è un messaggio
di ottimismo. Però anche lei, come allora, mi sembra di vedere una Lagarde molto decisa, come abbiamo già detto, ma anche tranquilla, serena. Non so se hai la stessa opinione, però anche lei ha ribadito come non ci siamo adesso, cioè nel senso che No, non ci siamo, ecco, ha detto siamo proprio così. lontani. Esatto, e ha detto anche che non lo saremo nemmeno il prossimo mese, cioè quindi come dire, il fatto di Assolutamente aver no. annunciato un continuo nel rialzo dei tassi fa capire che bisogna proseguire per questa strada, insomma, un po' come ieri sera, no? Con Powell, Jean. Sì, effettivamente, però qui loro hanno ancora strada da fare, perché qui effettivamente, ossia, loro si devono confrontare a duce per problema, non solo, diciamo, di fattori esterni, il prezzo dell'energia, che rimane alto sebbene non aumenti, ma rimane sempre incisivo sui margini della società e in più il fabbisogno, siamo necessità di governi di sovvenzionare questi spread, che siamo sempre sopra livelli ordinari, e in più deve anche cercare effettivamente di mantenere questa coesione interna. Però lei dice, guardate, a questo punto priorità è l'inflazione. Io non vedo grossi rischi che ci possa essere una crisi del debito, questo non vuol dire che non ci possa essere un aumento dei spread, però abbiamo la nostra linea e noi dobbiamo assolutamente proseguire e questo 3,50 a marzo non sarà sufficiente e questi andranno al 4% secondo me. Perché qui Certo. chiaramente lei sta spianando la strada, lei arriverà quasi a fare il catch up. A giocare così secondo tempo ripresa con la Federal Reserve. Non siamo molto lontani qui. Assolutamente. Poi ha fatto anche un'analisi ovviamente di quello che sta accadendo a partire dalla guerra in Ucraina, che dice costituisce effettivamente un ostacolo per la crescita dell'Eurozona. Quindi chiaramente Assolutamente. finché rimarrà in essere questo conflitto, insomma, non si può sperare che la crescita economica di tutta l'Eurozona possa dare dei segnali effettivi di miglioramento. Però ha anche parlato appunto da una parte della riduzione della crescita, dall'altra però di una fiducia che sta migliorando. Anche questo mi ha Chiaro. colpito, no? Ma la fiducia che sta migliorando è un fatto estremamente semplice, secondo me, in quanto prima questa mancanza di fiducia era data da due fattori. Uno, il fortissimo aumento dei prezzi energetici, che hanno ridotto dei livelli assolutamente assurdi, poi chiaramente mettendo praticamente a tappeto gran parte dell'industria europea. E questo sentimento a questo punto sta migliorando perché vediamo anche, grazie anche alle sovvenzioni governative e al clima mite, bisogna ricordare che queste due cose stanno giocando, ossia c'è un risveglio, sì, forse ce la faremo. E poi chiaramente c'è anche il fatto che questo conflitto in Ucraina, ossia terrificante che sia, non è ancora sfociato in un conflitto mondiale. Ricordiamoci qual era la grande preoccupazione, se potesse arrivare a una situazione che partisse da una situazione quella attuale, tipo guerra di Corea, ossia scontro tra due civiltà o due mondi, però in un paese terzo, a una vera guerra mondiale o un intervento anche da parte diretto degli Stati Uniti o della NATO. Questo non c'è stato. Dunque, io non dico che la situazione sia buona, è assolutamente atroce, terribile, milioni di persone soffrono, però gli europei a questo punto dicono, bene, a questo punto questo è un problema, non abbiamo determinato, ossia come diciamo estensione e lì geograficamente nessuna delle due parti ha veramente intenzione a questo punto probabilmente di scatenare una terza guerra mondiale. Però molto importante dal punto di vista dell'Eurozona è anche il fatto che la disoccupazione rimane bassa, che la gente il cash ce l'ha, che continuano a spendere, che ci sono ancora chiaramente dei strascichi post pandemia di catch up, di recupero, ossia spesa non effettuata. E questo è estremamente importante, è che i prezzi dell'industria, diciamo, come input stanno scendendo e dunque non c'è più questo rischio così forte di interruzione della produzione. Questo è estremamente importante. Assolutamente. Però chiaramente non è una situazione rosea perché 0,1% di crescita, in gran parte spinta questa crescita dai conti di Google, Alphabet e Company in Irlanda, non è gran cosa. Come dicevamo Certo. ieri, effettivamente, diciamo ieri, è il fatto che non siano falliti sale il titolo, ma non vuol dire che la società poggia o la compagnia poggia sulle basi finanziarie solide. È famoso Certo. proprio binary, muori o non muori, non sono morto, dunque ok, si riparte. Intanto è praticamente un'ora che sta parlando Christine Lagarde, una lunga conferenza stampa. I mercati Sì. stanno reagendo comunque ancora positivamente, sia quelli europei, Sì.
Quelli americani abbiamo l'S&P, no, il Dow Jones che è negativo, meno 0,63, mentre invece l'S&P 500 e il Nasdaq sono in positivo anche in modo decisamente tonico. L'Europa sta continuando comunque nella sua contrattazione Chiaro. positiva, quindi vuol dire che in qualche modo stanno, poi vedremo Si sono ovviamente nei prossimi spostato. giorni, esatto, però insomma mi sembra. Allora facciamo così, andiamo a sentire ancora cosa sta dicendo, io credo che a breve terminerà la conferenza e poi Sì, facciamo sì, 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 sì. un recap sui mercati e poi ci Perfetto, salutiamo. perfetto. Allora andiamo a sentire Lagarde. Allora, questo è molto importante, resta parlare di questi programmi, sovvenzione, prezzi energetici. Allora, lei dice, se non c'è questa, diciamo, rivalutazione di queste misure, allora potrebbe dare, chiaramente le dicevo, questo aspetto attrattivo. Lei dice che questo scudo protettivo non è necessario come lo fosse prima. Allora, questo è il nostro messaggio ai governi, per favore, evidentemente, visto che il prezzo del gas è sceso, basta con queste misure. Decisioni di politica monetaria. Riveted, questa parola è estremamente importante, vuol dire focalizzati, vuol dire che siamo proprio fissati, tipo laser, per ritornare con un livello di inflazione del 2%. Riveted è una parola estremamente importante. Molto forte. Allora, questo è fatto perché noi prevediamo che la crescita fosse negativa, adesso è minimamente positiva. Allora, però, se togliamo questo e quell'altro, non è così positivo. Allora, è quello che dicevo esattamente prima: noi dobbiamo celebrare che non siamo negativi, è il famoso rapporto binario a cui alludevo, non siamo morti. Allora, noi adesso vedremo i negoziati salariali che arriveranno. E ci sono questi costi che non spostano, non si muovono. Così abbiamo terminato. E allora, la prossima riunione è il 16 marzo. Eccoci qui. Allora, Gian, dunque, i mercati, ripartiamo da qui, lo stavamo dicendo prima. Ok. Come, cioè, come stanno reagendo e perché, secondo te, quali indicazioni Sì, potranno chiaro. dare agli investitori nelle prossime ore? Ma io direi che effettivamente sia qui c'è ancora un po' di sollievo per il discorso di Powell, dove Powell fu minimamente, diciamo così, un po' più aperto su quello che potesse riguardare, diciamo, proprio. Sì, forse ripenseremo, vedremo, faremo, prenderemo altre decisioni, ossia forse saremo pronti se l'inflazione scende, e così via. Poi c'è l'impatto chiaramente del tech, che è stato molto forte per un solo titolo, che è stato Meta. Qui grandissima parte di quello che sta succedendo negli Stati Uniti è il fatto che c'è Meta che sta reagendo, ossia qua ha fatto un balzo del 20%, se andiamo a vedere il weighting, per esempio, di questo titolo all'interno dell'S&P 500, questo ci spiega che l'S&P 500 sta salendo e il Dow, per esempio, dove c'è anche la composizione di titoli minore, non sta salendo a questa velocità. Ossia, ricordiamocelo, questo è un discorso Nasdaq di pass-through all'S&P 500 con un sottostante base, secondo me, anche di ispirare tiro di sollievo, ma sai, forse qui effettivamente c'è uno spiraglio, si aumenterà i tassi, andrà al 5%, però forse poi avremo una pausa. Sì. Questo è il discorso statunitense, ossia che potrebbe anche controbilanciare in parte preoccupazioni dovute a questo mercato del lavoro che è estremamente forte. Questo è Sì. molto importante. Quello che è successo dal punto europeo, secondo me, è che loro sono la scia degli Stati Uniti, vedono un governo, un mercato americano, un'economia americana che non crolla, questo è molto importante, dunque ci sarà ancora una domanda export probabilmente, vedono una Cina che forse si riapre e vedono anche forse più velocemente si va, direbbero alcuni, verso questo peak nei tassi ECB e allora avremo più certezza.
sapremo con cosa confrontarci perché i mercati non vogliono la volatilità. Però c'è anche chiaramente il sentimento che la crescita mondiale, come abbiamo sempre detto, ossia, forse non sarà così malvagia come si pensava e che forse non siamo tutti sull'orlo del baratro. Quello che noi stiamo vedendo adesso nell'economia mondiale non è dire crescita veloce, è dire semplicemente in un calcolo binario non siamo completamente crollati e c'è una sottostante liquidità che permane forte. Ma siamo stati troppo catastrofisti prima allora a questo punto? O comunque, insomma, effettivamente lo scenario, soprattutto internazionale, non lasciava altre considerazioni fino a un po' di tempo fa? Ma io effettivamente dipende da chi fu catastrofista, no, io fui uno dei pochi diciamo, che disse non sono completamente catastrofista perché vedevo dei fattori tipo la domanda di diesel che non quadravano con queste previsioni catastrofiste, l'ho detto 100 volte, 100 media, mi diedero da così fuori di cranio questo qui. Invece però vediamo che ho avuto ragione alla fine, modestamente, nel senso che ci sono ancora spinte. Il consumo, il consumatore più o meno resiste, le imprese, forse manifatturiere, producono di meno, però siamo sempre a livelli piuttosto elevati. Certo, c'era una situazione geopolitica estremamente complessa e quello che ha molto giocato, secondo me, è stato il ruolo dell'Europa, che io definirei a questo punto il terzo uomo, ossia perché abbiamo detto ieri c'è gli Stati Uniti, poi c'è la Cina, per esempio, e poi c'è l'Europa, il momento in cui l'Europa dice io potrei anche non andare in recessione, potrei anche avere una crescita dell'1%, facciamo rapidamente i calcoli, 1% di crescita su un GDP che rasenta, non so a quanto punto, l'Eurozona, siamo sui 20 trilioni perché messi insieme molto forti, allora vediamo che questo può dare una spinta alla domanda molto forte e dunque lì veramente il l'ago della bilancia è la goccia, non che fa traboccare il vaso, ma diciamo è la spinterella che fa partire la macchina. Assolutamente, assolutamente sì, insomma, questo è chiaro. E poi, appunto, per riassumere un po' anche tutto il ragionamento che ha fatto Christine Lagarde, io userei questa espressione, cioè lei dice la determinazione della Banca Centrale Europea a raggiungere l'obiettivo del 2% di inflazione nel medio termine non deve essere messa in dubbio. Credo che questo riassuma un po' tutto, no? Sia l'atteggiamento che ha avuto Christine Lagarde oggi durante tutto l'incontro, ma anche proprio per tutte le novità, che poi non erano novità, però insomma le decisioni che ha elencato davanti ai giornalisti, insomma, ecco. E poi, insomma, naturalmente lei dice bisogna aspettare ancora un po', è un po' l'assunto Questo è Mr. finale. Powell. Esatto, bravissimo, Questo esatto. no, questa è Powell, se dire a questo punto, però una cosa molto importante che ha detto la ragazza è che noi siamo ancora, non vediamo ancora questa discesa disinflattiva dell'inflazione, questo è molto importante. Powell ieri ha accennato, ha ribadito. Sì, guardate che forse cominciamo a vedere i progressi. Io questi grandi progressi non li ho visti enunciati come li vede lui, nel senso che lui forse ha detto cominceremo a vedere un impatto anche sul settore servizi, non è dire delle misure intraprese. Lei, Lagarde, questo non lo dice neanche, perché Lagarde sa perfettamente che ci sono delle strozzature all'interno proprio del sistema Europa. Che non permettono, per esempio, questa flessibilità sui salari, dove l'ascesa è sempre a senso unico che salgono, c'è anche una catena di rifornimenti dal punto di vista proprio della distribution che è meno efficiente, se no il sistema del credito bancario, diciamo così, che a volte è complessa e risulta in tassi differenziati attraverso le diverse economie. Però lei è molto decisa, lei dice guardate, qui abbiamo i presupposti economici, non recessione o forse crescita zero, mi sta bene anche crescita zero, ma Sì. non forte recessione, abbiamo un mercato del lavoro che è forte, abbiamo le buste paghe, abbiamo i governi a questo punto che potrebbero rimuovere queste sovvenzioni sul gas e poi spendere questi soldi con una politica keynesiana di aumento della domanda. Sapete che vi dico, ci prenderemo qualche pugno in faccia, però non moriremo. Però, ecco, vabbè, E senti, questo è il discorso. certo, abbiamo parlato anche di mercati, terminiamo con una domanda che ci pone Alberto. Quali conseguenze per il nostro FTSE MIB, chiede, secondo te, dove potrebbe, intanto lo stiamo vedendo, insomma, è evidente la forza in questo momento, no, dell'indice italiano, uno strappo rialzista o secondo te qualcosa di più, determinante e determinato? Io non sono veramente un esperto, diciamo, di borsa, quello che devo dire, Sì, certo, però lo analizziamo, tante insomma, altre ecco. cose nella vita, però seguo chiaramente, ho detto premettere, metto le zampe in avanti. Ma io credo che il problema sia stato proprio questo sull'Italia, c'è stato tanto di quel pessimismo intorno al rischio Italia, non faccio discorsi politici, ma col cambiamento di governo, con il budget all'interno dell'Unione Europea,
con la questione del gas, chi sovvenziona, chi non sovvenziona, che non ha qualsiasi schiarita, che forse ci potrebbe essere, diciamo, un miglioramento, ha un effetto disproporzionale. Ricordiamoci, più peggiori, più malvagi, più tremendi sono gli scenari, e più è la spinta rialzista quando non si avverano, perché c'è la molla che scatta, un principio della fisica, scatta la molla. In altri paesi non scatta la molla, in altri paesi c'è un progresso, diciamo, pressoché lineare, uno sa già che non si trova davanti a una situazione esistenziale. Qua 6 mesi fa la gente diceva, per esempio, qua ci può essere un grosso problema sull'Italia dal punto di vista macro e del debito, non c'è stato. Allora, sai che ti dico, io quella pallottola lì l'ho schivata, il mio giubbotto antiproiettile ha funzionato, siamo nella giungla, però sai, qui no, domani Sì, sera me ne vado, ho finito, prendo l'aereo, è una mafia. certo, Gian. Va bene, allora, intanto appunto abbiamo visto anche Wall Street contrastata, se vogliamo definirla così, dopo il giorno dopo della Fed, vedremo insomma quali Vedremo, sì. sollecitazioni daranno i mercati, cioè che cosa sentiranno veramente gli investitori e gli operatori di borsa dopo queste due riunioni importanti. Oggi ricordiamo che c'è stata anche la Bank of England che al pari della Esatto, sì. BCE ha 40 punti alzato, base. esatto, di 50 punti base, e ricordiamo anche che è stata la prima banca centrale a Sì. procedere con questo iter. Allora, Jean Ergas, grazie. Naturalmente, Prego. insomma, se volete qualche riferimento in più da parte di Jean Ergas, è sempre a disposizione, anzi, anche troppo, guarda, Jean, grazie mille. Grazie mille per l'amore per il Prego. lavoro, per il mestiere, per i mercati. No, per me è un piacere, questo non è lavoro, questa è una gioia. Hai visto, questa è la cosa più bella. Allora, grazie a Gian Ergas, naturalmente lo ritroveremo presto sulle fonti TV. Grazie a tutti voi che ci avete seguiti su tutti i nostri canali. Siamo sempre on air sulle fonti.tv e poi durante le live sulla nostra pagina di YouTube, che vi invito a seguire. Quindi fate il follow per avere tutte le notifiche, e poi quando ci sono occasioni di questo tipo anche sui nostri social, dove comunque siamo sempre presenti con le nostre notizie. Seguiteci anche sul sito Trend Online. Grazie ad Alessandra in regia, i ringraziamenti sono finiti, restate sulle fonti TV e buon proseguimento di giornata.